primi giorni come primo cittadino di Casalbordino. Intanto torniamo un po' indietro. Risultato elettorale, se l'aspettava, proporzioni anche abbastanza consistenti, insomma, un risultato importante che Sì. la certifica primo cittadino. Sicuramente il risultato così importante, devo essere sincero, non me l'aspettavo. Sentivo il calore dei cittadini intorno alla mia persona, intorno al mio gruppo, sentivo la voglia di cambiamento. Questo sì, ma in queste proporzioni no. Sicuramente avevo il sentore, avendo fatto una campagna elettorale molto vicino alla gente, io e principalmente i miei consiglieri che hanno contattato quasi tutti i cittadini di Casalbordino. Sentiamo il sentore del cambiamento, il cambiamento principalmente con il secondo classificato, l'ingegner Santoro, anche se sinceramente nel cuor mio il sentore di un sorpasso. L'ho avuto forse la sera, un'ora prima Dalla chiusura dei della seggi. chiusura dei seggi, che così parlando con amici ho fatto una riflessione. Ho detto, non ti meraviglierai di quanti voti riuscirò a prendere perché la gente mi ama e ha apprezzato il lavoro che non è stato fatto soltanto in 5 anni da parte mia, ma bensì tutti questi anni in cui io ho scelto di vivere a Casalbordino, ho scelto di condividere con i miei concittadini, come ho detto anche al comizio finale, io sono nato all'ombra di questa torre, vivo all'ombra di questa torre e conosco a menadito tutte le vie, tutte le contrade, tutto di tutti. E questa forse è stata la mia vittoria Nelle principale. ore di domenica sera mi sono trovato occasionalmente a incontrare alcuni suoi colleghi medici del San Pio e qualcuno chiedendomi come andavano le cose a Casalbordino, quando il risultato si è delineato, diceva: "Beh, adesso abbiamo un sindaco in più e forse un anestesista in meno. Come riuscirà, battute a parte, a conciliare Ma io ti le dirò di più. Ne avremo due anestesisti in meno e due sindaci in più, perché due" forse io penso che sia un fatto più unico che raro in Italia, in cui due anestesisti, io e il dottor Di Laudo, siamo diventati sindaci. E il tempo che io ho sottratto in tutti questi anni per la professione, per il mio Casalbordino, io l'ho sottratto sempre dalla famiglia. E mia moglie mi perdonerà. Sarà sempre di meno. Sì. Primi giorni ci sono già delle cose da fare, insomma, anche perché poi sono appuntamenti per Casalbordino, la festa della Madonna dei Miracoli, che per voi è, insomma, la festa più Sì, importante dell'anno, stagione estiva alle porte, quindi già in maniche di camicia a lavorare. in maniche di camicia a lavorare, anche se mi troverete molto in maniche di camicia perché io sono, come nella mia professione, sono un sindaco molto operativo, meno di facciata ma molto operativo. Soltanto che dal primo giorno in cui ho preso il segretario della prima sezione, mi ha nominato sindaco e sono stato subito operativo. I problemi sono stati enormi perché ci sono queste scadenze imminenti in cui non si può essere operativi perché, anche se prima dell'intervista parlavamo e dicevo lunedì io nominerò la giunta, Sì, una quindi fino a quel giunta. momento bisogna andare un po' Tutti i poteri sono nelle mani del sindaco. dei poteri a livello amministrativo non è ancora posso essere operativo finché non Finché non c'è la raggiunta. giunta. Comunque posso dichiarare qua tranquillamente, tanto non ho segreti. La giunta sarà composta dai primi quattro, i primi quattro eletti, il primo eletto fa il vice sindaco. Quindi Ok. questo è un messaggio che rivolgo ai miei concittadini, per la mia chiarezza. Io sarò chiaro sempre con tutti. Giunta che quindi sarà composta da Luigi Di Cocco come vice sindaco, Carla Zinni, Antonio Tommaso Tiberio e Alessandra Daurizio. Sono partito con questo discorso di 6 donne che molte persone non hanno capito. Io ci ho creduto da quando ho pensato di fare il sindaco.
ho detto io ho bisogno di una squadra, voglio le donne, perché la rappresentanza femminile per me è importantissima. E quindi sono riuscito a portare due donne in giunta. Un'altra cosa che forse posso anticipare è che metterò un assessore per l'attuazione di programma. Penso di essere uno dei primi che lo fa, perché così, venendomi spunto dal Consiglio dei Ministri, no, non voglio paragonarmi là, soltanto ci sta un assessore che prenderà cura dell'attuazione del Che programma. tiene conto di quello che va fatto, quello che c'è da fare, Ok, come dai, i e qua i tempi. tempi è di quello che abbiamo scritto, perché quello che abbiamo scritto, io non ho scritto tanto, ma delle cose fondamentali bisogna farle. E quindi adesso, insomma, i cittadini gli hanno dato questo mandato Molto e... pesante, perché come ricordava, è la quantità di voti che ho preso, e lo scarto di voti che ho preso doppiando l'amministrazione uscente e limitatamente anche su una forza che già era presente in Consiglio Comunale. Io sì, è vero, ho fatto l'assessore, mi sono presentato tanti tanti anni fa, nel 93, ma ero giovane, appena al mondo affacciato della politica. nel mondo della politica. Sicuramente questa volta avevo l'esperienza, anche se ultimamente nell'ultimo mandato non ero presente in Consiglio Comunale, ma altri meccanismi li conoscevo.